3 maggio 1903, 3 maggio 2023. Grazie Don Epimenio. 120 anni fa prendeva forma una nuova speranza per un intero territorio. Era una domenica pomeriggio, nella casa parrocchiale di Santa Croce, nel centro storico di una tessa nobile e al tempo stesso contadina, Don Epimenio Giannico convocava altri 3 sacerdoti, Don Luigi Carunchio, Don Salvatore Marra e Don Guglielmo De Ritis, ed 11 soci fondatori, persone di buona volontà. Quella domenica di 120 anni or sono, un sogno diventava realtà. Su un documento ufficiale le firme di Don Epimenio Giannico e di altre 14 persone, il 3 maggio del 1903, vedeva la luce la Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti San Francesco d'Assisi, ovvero la banca più antica di Abruzzo e Molise. Quel giorno il sogno di un credito più giusto per tanti contadini della zona, spesso stretti nella micidiale morsa dell'usura, diventava un'opportunità concreta. Così sbarcava anche in terra d'Abruzzo un modo nuovo di fare banca che Don Epimenio aveva conosciuto nel nord Italia sulle ali di una contagiosa carità, ispirata da Leone XIII con la sua enciclica Rerum Novarum, un istituto forte e dinamico, presente in Abruzzo e Molise, patrimonio umano, prima ancora che economico, che è la vera forza di una banca, che ha fatto della mutualità e della cooperazione la sua ragione. Tutto è cambiato, ma l'impronta originaria è sempre quella, la passione per la persona nella sua interezza, l'attenzione ai suoi bisogni concreti, il sostegno a chi è protagonista di un territorio. La visione profondamente umana del credito che mosse Don Epimenio Giannico a dare vita ad un'esperienza che ben presto divenne motore di speranza. Invito il presidente della BCC Abruzzi Molise, dottor Pacchioli Vincenzo, a rivolgerci il suo saluto. La banca ha percorso questi 120 anni sempre nella stessa direzione, sempre nello stesso verso, quello del sostegno alle famiglie, il sostegno alle imprese, il sostegno agli enti del territorio. E nel fare questa attività, essendo una cooperativa, quindi senza finalità di lucro, significa per noi elevare gli standard qualitativi dei servizi che ci vengono richiesti e gestire con efficienza questa banca, in modo da irrobustirla e per continuare ad essere motore dello sviluppo economico delle comunità nelle quali operiamo. È difficile dire che la misurazione dell'attività di questa banca non può essere fatta, così come di tutte le altre BCC, non può essere fatta solo con i numeri, perché noi siamo piccole banche, ma siamo parte integrante e integrata delle comunità nelle quali operiamo e siamo motore di sviluppo soprattutto sociale oltre che economico da 120 anni a questa parte. Mi concedo augurando a questa BCC altri 120 e 120 anni ancora, e che la speranza sia quella che venga gestita ed amministrata con lo spirito che è stata amministrata e gestita da 120 anni fino ad oggi. Grazie. Invito il presidente nazionale della Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, il dottor Fracalossi Giorgio. Qui si parla di Don Epimenio, che ha fondato nel 1903 la Cassa Rurale di allora di Atessa, oggi di BCC degli Abruzzi e del Molise. Beh, ho fatto un parallelo con quello che è successo in Trentino da dove io vengo. Noi eravamo ancora sotto l'impero austro-ungarico in quel tempo, quando ci fu la famosa enciclica Rerum Novarum, e anche lì partì
grazie a tanti sacerdoti illuminati, noi avevamo Don Lorenzo Guetti, che fu il promotore di tutta che fu la cooperazione trentina. E allora questo credo sia un momento particolare, intanto per ringraziare il presidente Pacchioli, l'amico Vincenzo, ma anche il direttore Di Marco e tutti i collaboratori che so che canteranno anche nel coro, quindi veramente è qualcosa di coinvolgente questa manifestazione. Li ringrazio perché 5 anni fa hanno scelto di partecipare al gruppo Cassa Centrale. Ti offriamo, Signore, lo statuto della BCC, che garantisce l'adesione ai principi ispiratori dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Segreti, ma Fabrizio mi ha manifestato il desiderio che si ripeta un'udienza pontificia a distanza di 20 anni, probabilmente in autunno, e quindi questa benedizione benedice anche questa iniziativa che speriamo si realizzi, un incontro in Vaticano con Papa Francesco come è stato quello del 2000, indimenticabile, e metterci anche alla scuola del suo magistero. E adesso invochiamo la benedizione su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, perché questa benedizione che Dio non ci fa mai mancare ci renda capaci di benedirci l'un l'altro ogni giorno della nostra vita. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Thank you.